Ma buongiorno, ben ritrovati dal vostro ICM89. Ipoteticamente oggi è lunedì e quindi Clash Royale. Sul primo canale è uscito un video con Grax, se non erro. Quindi vi porto su Clash Royale. Andiamoci ad aprire questi due bauli mega galattici delle monete. Vi ricordo codice ICM89 se mi volete supportare su Clash Royale, su Fortnite, insomma dove cavolo vi pare. Prendo tutto. Quello ce l'abbiamo, ci abbiamo il nostro deck. Let's go! Vediamo di fare tre belle partite. È da un po' che non gioco a Clash Royale, un paio di giorni, quindi non sono nel mood, secondo me, giusto per affrontare bene. Quindi in realtà mi dovrei un attimo star zitto e overconcentrarmi. Però quando gioco a questi giochi mi piace tantissimo chiacchierare con voi. Mi piace tantissimo. Quindi in realtà io devo fare così. Così. Che se faccio così. Peccato che mi ha preso la carta che non avrei voluto che lui mi prendesse. Vi dico la verità. Questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto un po'. Raga, mamma mia, quanto mi è piaciuto. Secondo me me la posso rischiare, sapete? Secondo me, poi magari sbaglio. Ok. Però qualcosa abbiamo fatto. Qualcosa abbiamo fatto, eh. Non riesco a spawnare maialini. Ci sta. Ci può stare. L'importante è qualche danno l'abbiamo fatto. E lui l'abbiamo un attimo. Se io faccio così. Anche se mi faccio. Vediamo se. No, non. Raga. Alcune cose ammetto che ancora le devo sistemare, dico la verità. Proviamo lui a Valkyria, ve lo voglio ricordare, eh. Secondo me. Guarda un po'. Ottimo, ottimo, ottimo. Meglio di così non ci potranno. Abbiamo recuperato all'errore gravissimo che abbiamo fatto sotto torre. Sotto la torre nostra centrale. L'abbiamo recuperata, raga. Lui c'ha domatore. C'ha diverse cose. Cioè, abbiamo diverse cose che pure noi gli diamo fastidio. Tipo questo col domatore. Bene o male. Però lui c'ha pure il gran cavaliere. Beh, sicuramente questa super legittima da parte nostra. Super, super, super legit. Secondo me. Questo ci può stare. Io volevo provare a prendermi. Lui. Esatto. Che secondo me è stato fondamentale per me, eh. Un po' tosta questa. Secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare. Abbiamo fatto una bella robetta, raga. Non credo che lui possa fare niente. Allora, abbiamo fatto un errore in tutta la partita che ci è quasi costata. Ci è quasi costato la partita. Non male. Guardate oggi com'è bello qua, tutto molto bello. Tra l'altro, volevo vedere una cosa insieme a voi. Se io vado su filtri, io ho la correzione colore. Vedi, ce l'ho attiva perché sono ero molto più scuro. No, mi piace con la correzione colore. Poi con questo dietro un po' mi appesantisce, tra virgolette, no? Il colore. I LED dietro, perché dipende l'obiettivo come va a catturare la luce e quindi un po' si scurisce. Io direi che invece è molto piacevole. Fatemi sapere se vi piace. Diciamo i scaricucci lì dietro. Me lo potevo aspettare. Sì, no. 2.6 probabilmente. Un gran 2.6. Long bait. Quindi ipotizzo che questo qua non lo butto giù. Se riesco a grabbare lei, forse, 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 forse. No. Ci ho provato. Vai, che forse è buona. Mamma mia, quante valchirie, ragazzi.
Mamma mia, quante valchirie, ragazzi. Veramente. Penso anche troppe valchirie. Devo resistere. Non posso tirare. Lui è bravo. Purtroppo lui è bravo. Perché ha tirato la principessa corretta, nel modo giusto. Ha fatto quello che doveva. Non credo di essere sufficientemente bravo per poter vincere questa partita contro questo tipo, questa tipologia di deck. Non credo. Non credo. Perché ipotizzando, io adesso dovrei tenermi la fulmine. Esatto. Perché lui ha anche Valchiria. Quindi se io facessi così. La Valchiria, l'ho detto, raga. L'ho detto. Mi stoppa. Sicuramente questo ci può stare. Diciamo che me la sto cavicchiando. Niente di incredibile. Però me la sto cavicchiando. Quello ci potrebbe aver senso. Potrebbe aver senso anche fare questo. Secondo me. Vieni qua. Ok. Non lo so. Non lo so. Se tira la cosa sono problemi. Però lui dovrebbe essere corto. Ok. Questo è perfetto. Madonna che predict della Madonna, raga. Mio Dio. Sì, sì, lancia razzi, vai. Lancia razzi, vai. Allora, il mio predict non era completamente voluto. Non volevo riutilizzare gli scheletrini, eccetera, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, splitto gli scaricuccioli a triangolo, no? Mi sono andati tutti a sinistra e ci ho pure preso. Ora, non mi sembra così brutta la situazione. Sono contento. E era veramente, veramente, veramente difficile questa partita, Questa partita era veramente, veramente, veramente difficile. Quindi due vittorie. Per il momento ce ne manca un'altra. Purtroppo, raga, dato che siamo un po' alti, io ipotizzo che incominciamo veramente a trovare sempre la stessa tipologia di deck, raga. Non è che uno ci può fare niente. Ipotizzo veramente. È il stesso deck. Tico deck di prima, raga. Uguale. Ci provo. Perché magari lui sbaglia qualcosina. Strano Valkyrie, eh. Secondo me ci può stare. Raga, lo stesso identico deck di prima. Però magari probabilmente questo ragazzo che ci abbiamo contro sarà più forte di quello di prima. Vi ricordo che prima era counter. E non è che questo adesso è cambiato, eh. È sempre counter. Niente, mai una gioia, oh. Detto mo mi tira la princess. Perché lui ha anche la razzo. Lo so che gli sto dando valore. Lo so. Ma che mi invento, raga? Ma davvero non so che inventarmi. O riparto dietro con calma. Avrei 15 di vita. Raga, me la sto inventando. Me la sto veramente inventando grossa, raga. Vedi, questo non sbaglia niente. Vedi, io non posso fare niente. Perché questo non sta sbagliando niente. Se la sta difendendo giusto, sta facendo tutto giusto. Ovviamente non gli posso regalare una torre così. Ovviamente. Ah, non ho neanche difeso, ragazzi. Non ho neanche difeso. Sì, ma ripeto, secondo me ormai, cioè lui ha la razzo. Sappiamo tutto quello che c'ha. Non è che ci deve nascondere niente il tipo, eh. Non so se forse nell'overtime
Ci può dare una mano? Secondo me no. Però allora, questo mi serve per la Valchiria, questo mi serve per quello. Ehi, e vai! Evviva! Mi ha gestito benissimo, raga. Vabbè, due vinte e una persa. Quindi alla fine... No, raga, capite da soli che è veramente impossibile. Prima l'abbiamo vinta perché lui era meno bravo di questo. Questo è un pochino più bravo. E quindi GG. Grazie Clash Royale. Grazie per mettermi sempre contro un milione di counter. Quindi counter, counter. Andiamo a vedere insieme il terzo. Il terzo no, il terzo l'abbiamo gestito bene. Quindi va bene così. Regà, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao ciao.